Devo essere perfetta. Devo fare una bella figura. Devo stare nelle mie emozioni. Ma allo stesso tempo devo dimostrare che sono una brava professionista e all'altezza delle aspettative di chi crede in me. Devo essere, devo fare, devo dimostrare. I devo, in psicologia, sono la voce delle nostre credenze. Una categoria molto profonda di pensieri che fa da filtro tra la realtà che noi viviamo e le nostre emozioni e i nostri comportamenti. Possiamo vedere le credenze come una guida. Una guida che ci accompagna nel viaggio della nostra vita. Una guida che può essere amica e sostenerci. O una guida che può essere una nemica. Trasformarsi in una zavorra che ci incatena, che rende la vita difficile e pesante da sostenere. Una guida che ci tappa gli occhi, impedendoci di vedere dove andiamo e dunque costringendoci ad andare in automatico. Ma da dove nascono le credenze? Vi racconto di alcune mie credenze. Quando ero bambina, trascorrevo molto tempo a casa della mia nonna Adele. Lei aveva fatto la guerra e dunque sapeva che cos'erano la fame, la scarsità. Dunque, viceversa, in un periodo di abbondanza e di pace, come quando io da piccola andavo a casa sua, aveva tanto cibo in casa e non mancavano mai i dolci. In particolare, ricordo i biscotti, le torte fatte da lei e il cioccolato. Questi dolci erano perfetti come dessert, ma anche per spezzare i momenti di gioia che capitavano nelle lunghe giornate. Oppure erano perfetti per distrarmi quando facevo i capricci, quando bisticciavo con mia sorella. O ricordo una volta che giocando fuori in cortile, sull'asfalto, ero caduta sbucciandomi il ginocchio. Ovviamente, come fanno i bambini, mi ero messa a piangere. E lei era corsa da me e con affetto aveva guardato, aveva medicato la mia ferita e mi aveva consolata. Ma io continuavo a piangere. Finché non arrivò un bell'ovetto di cioccolato. Un ovetto di cioccolato, la perfetta soluzione per un ginocchio sbucciato. Quello che io imparavo è che il cibo è uno strumento per gestire le emozioni, negative, ma non solo. Quando a giugno ritiravamo la pagella, i miei genitori mi dicevano: brava Martina, ma il momento non poteva non essere coronato da un bel gelato che andavamo a comprare tutti insieme, un bel cono alla stracciatella con il cioccolato. Dunque, il cibo come strumento perfetto per gestire le emozioni negative e positive. E sfido io a pensare a un compleanno senza una torta, a un matrimonio senza tanto cibo, una bella torta nuziale, un Natale senza i piatti tipici, un Capodanno senza il brindisi. Il cibo fa parte delle nostre vite.
Io da piccola mangiavo tanto e per questo ero diventata una bambina cicciottella. I bambini sono innocenti, non hanno peli sulla lingua, ma le loro parole possono essere molto taglienti. Nelle parole dei miei compagni, dei miei amichetti, ero la cicciona. Questo per me significava sentirmi diversa, non appartenente al mio gruppo di pari, molto spesso esclusa e sola. Sola. A nessuno piace sentirsi solo. E per me la soluzione era chiara. Devo essere magra. Ritorna la credenza, il devo. Non avevo voglia di aspettare che i miei chili si trasformassero in centimetri, come mi dicevano. Devo essere magra subito. E allora iniziai a mangiare di meno, e di meno, e di meno. E la gente, i miei compagni, ma anche gli adulti, mi vedeva e mi dicevano: ma come sei dimagrita, ma come sei bella, come stai bene, ma come hai fatto? E io finalmente mi sentivo accettata, desiderata e ammirata. Dall'esterno tutto sembrava perfetto, eppure dentro di me si era creata una nuvola nera. Sebbene non facessi fatica a rinunciare al cibo, la privazione crea desiderio. E per questo, io non so come, un giorno mangiai un biscotto. Mi piacque tantissimo. Al nostro cervello piace il desiderio, piace il piacere e lo vuole prolungare. E allora ripresi a mangiare di più e di più e di più, non riuscivo più a controllarmi. Mangiavo fuori pasto, spizzicavo qua e là e questo mi portò a ingrassare di nuovo. Non c'era più nessuno che mi prendeva in giro, che mi escludeva, ma nella mia mente era rimasto il devo essere magra. Ed è così che si creò un circolo vizioso. Volevo mangiare per avere quel piacere, ma questo mi portava a ingrassare. E sentendomi grassa mi sentivo fallita, sbagliata, inadeguata. E allora avevo bisogno di nuovo del cibo come conforto. E dunque mangiavo e il circolo si ripeteva. Credenze, emozioni, comportamenti, come abbiamo visto all'inizio. Ed è quel circolo vizioso che riscontro in molti dei miei pazienti, molte delle quali donne, molte delle quali donne di successo, anche se non se lo riconoscono. Donne nella cui mente c'è: devo essere magra per essere bella. Devo essere magra per sentirmi adeguata. Devo dimagrire per poter indossare quell'abito che tengo nell'armadio. Devo sentirmi più bella per permettermi di essere estroversa, per sentirmi più intelligente, per sentirmi abbastanza. Da piccole devo essere una brava figlia, poi devo essere una brava ragazza, poi una brava donna e molto spesso una brava moglie, per alcune una madre perfetta. Devo essere, devo fare, devo dimostrare.
questo vale anche per gli uomini, anche se per il mondo maschile la pancetta, le maniglie dell'amore sono ancora più socialmente accettate. Quello che mi sono chiesta è: ma da dove nasce questo bisogno di vederci in una certa maniera e perché ci si trova costantemente a mangiare? Perché mangiare? O perché si fugge in altre dipendenze, come per esempio la dipendenza da lavoro, da shopping, la dipendenza affettiva o da social media? Come mai? La risposta che ho riscontrato trasversalmente tra i miei pazienti è: per riempire un vuoto. Un vuoto d'amore. Per riempire quella mancanza di cure, di affetto, di abbracci, di amore che non sono stati dati da chi? Nel mio caso, dagli amici, dai miei pari che mi prendevano in giro. Ma nelle vite dei miei pazienti spesso vedo la mancanza di cure da parte di familiari, genitori o da quelle mamme di cui tanto si parla nella psicologia. Sì, perché non è colpa loro, ma magari queste persone erano troppo occupate a gestire le proprie emozioni o a mantenere la propria famiglia, quindi a lavorare. E dunque, non per negligenza, ma senza volerlo, lasciavano che i loro figli tornassero a casa da soli e che si trovassero una bella focaccia, una bella torta o un pasto come surrogato, sostituto del loro amore. Ed è così che il cibo fisico diventa il riempitivo di un vuoto. Eppure il cibo è atto a riempire lo stomaco, non un vuoto di tipo affettivo. E allora, come facciamo a riempire questo vuoto? Come facciamo a risolvere quel circolo vizioso? Attraverso la mia esperienza personale e professionale, ho individuato un metodo in tre fasi. Tre fasi che possono aiutare a risolvere questo problema. Possiamo ricordarle come le tre C: consapevolezza, cura e crescita. Consapevolezza significa che dobbiamo vedere i nostri devo, le nostre credenze, anche quelle più profonde. Se io vedo il mio devo, allora posso crearmi un'alternativa. Lo posso trasformare in un posso, in un voglio, purché questo sia sostenibile nel lungo termine e allineato alla persona che siamo. Ma non è così semplice cambiare una credenza e molto spesso ci vuole un lavoro dietro. Ed è qui che interviene la seconda fase, la cura. Curare che cosa? Che cosa? Curare la ferita. Di che ferita stiamo parlando? Della ferita di quella versione di noi, bambina, adolescente o anche adulta, che ha sofferto tanto, che ha attraversato un periodo di sofferenza così forte che non è riuscita ad andarci attraverso in maniera consapevole e l'ha dovuto tappare con un devo o con una fuga nel cibo o in un'altra dipendenza di quelle che vi ho detto prima. Curare la ferita significa avere il coraggio e gli strumenti di andarci attraverso questa sofferenza, ma in maniera consapevole. E richiede motivazione, impegno, lo ripeto, coraggio.
perché disinfettare una ferita significa stare mentre questa brucia, finché non si cicatrizza. E così noi non possiamo scordare il nostro passato, ma possiamo ricordarlo senza soffrire così tanto o senza fuggire. Allo stesso modo, la ferita cicatrizzata non fa più male. E allora lì possiamo passare alla terza fase, la crescita. Crescere significa abbracciare noi stessi per chi siamo, liberi dai condizionamenti di quello che ci dicono da fuori, dai condizionamenti interiori di ciò che abbiamo interiorizzato, liberi dagli ideali di perfezionismo che oggi i social aumentano ancora di più, liberi di non essere quella versione migliore di noi che continuano a proporci. Significa imparare ad accettarci per chi siamo, e noi sappiamo chi siamo, ma dobbiamo avere il coraggio di esprimerci, dunque darci il permesso di esprimerci liberamente. E oggi mi rivolgo a ciascuno di voi con un invito, che è quello di ricordarvi che non avete bisogno di essere né perfetti né speciali, perché siete già persone uniche. Grazie.